Onorevole Fontana, lei conosce bene il ruolo delle province, quale dovrebbe essere il futuro di quest'ente? Ma guardi, io per la verità non avrei assolutamente cancellato le province, e non solo per un fatto legato di legame affettivo per aver fatto per 10 anni il presidente della provincia, ma lo dico in maniera concreta: la provincia è un ente intermedio di area vasta che a mio parere crea quel collegamento virtuoso fra la regione e i comuni. Quindi ritengo che ha svolto e continua a svolgere una funzione importante di collegamento, e con delle competenze che francamente devono comunque, anche se scompaiono le province, devono essere trasferite ad altri enti. La cancellazione delle province passa per un taglio alla spesa pubblica, ma a mio parere non si risparmia nulla, perché noi, il personale deve essere comunque retribuito, le competenze restano comunque e in ogni caso dovranno essere trasferite ad altri enti. Faccio l'esempio delle strade provinciali, l'esempio delle scuole superiori che di nostra competenza, le competenze sull'ambiente, sulla bonifica delle aree extraurbane. Insomma, io ne elenco sono alcune che comunque devono restare, si deve in tutti i modi provvedere alla manutenzione e a queste attività, per cui l'unica spesa che si può risparmiare è quella degli organi collegiali, quindi dei consiglieri provinciali e degli amministratori. Ebbene, c'è una mia proposta, io eletto alla regione, all'assemblea regionale siciliana, la prima mia proposta di legge è stata proprio quella di mantenere le province tagliando le spese veramente, sul serio. E come? Riducendo drasticamente la rappresentanza, quindi scendendo al di sotto addirittura anche del 50% dei consiglieri provinciali, tagliando le missioni e tutte le spese che francamente appesantivano ulteriormente le province, e tagliando anche l'assetto di governo, quindi con un presidente e massimo 4-5 assessori. Oggi si discute sul futuro delle province, a che punto è la riforma? Ma la riforma è oramai in fase di discussione, perché già lunedì scorso si è avuta la prima seduta della prima commissione dell'ARS, che ha di fatto accorpato una serie di disegni di legge che erano stati presentati e ha individuato un testo base, in realtà un testo assai leggero, scarno, che è quindi aperto a una discussione e al perfezionamento. Si apre un iter, secondo me, parlamentare che sarà complesso, che sarà anche fatto di tensioni, di discussioni aperte, per varare una riforma che mi aspetto possa essere la più vicina al cittadino, che possa creare economie di costo ma non possa stravolgere intanto le identità culturali delle vecchie province, e questo mi pare pleonastico dirlo, che non crei problemi al personale, ma da questo punto di vista sono assolutamente ottimista. È molto probabile una proroga? Temo di sì, anche se il calendario che si è dato il Presidente della Prima Commissione è un calendario veramente molto stringente, che apre alle audizioni facendo commissione a partire da tutti i lunedì pomeriggi per 5 giorni la settimana. Tenga conto che questo si innesta anche con attività d'aula e di altre commissioni anche, per cui veramente l'impegno a fare in fretta c'è. Il punto è che bisogna fare in fretta, ma fare in fretta con giudizio però.